Ma i social media sono la comedy humaine di Balzac, cioè in questo momento tutti noi stiamo narrando noi stessi e tutti noi montiamo accuratamente, mettiamo in scena quello che ci piace, quello che non ci piace, ciascuno di noi diventa un personaggio e secondo me Balzac oggi avrebbe uno Storyfile più che Un un... possibile orizzonte futuro, secondo È che te? nasceranno degli autori che saranno in grado di appunto dimenticare il formato perché ce l'hanno dentro, perché non lo vedono neanche più, e di usare delle storie di usarlo per raccontare delle storie. Lo pubblicava proprio John Lasseter di Pixar qualche giorno fa, e lui parlando di computer graphics, però diceva: a me non interessa un film girato con l'iPhone, a me interessa una storia che usi bene l'iPhone per essere raccontata, o la GoPro. Cioè lui diceva la stessa cosa che sto dicendo io, ovviamente ho preso l'aiuto da lui e non viceversa, però lui diceva: non è la tecnologia, non dobbiamo fare un romanzo di tweet, però se una storia funziona di più, se vuoi è un Carver distillato, no? Se una storia funziona di più, e Carver, così come l'antologia di Spoon River, così come il Maine di King, non è un romanzo, sono storie di personaggi, storie di persone, e Delle questo conversazioni, le loro conversazioni, ma non c'è un finale come lo intendiamo noi. Dico l'ultima cosa, poi io non sto mettendo in discussione il viaggio dell'eroe, la struttura, la morfologia, perché quello rimane. Solo che non ci accontentiamo più di un solo finale. Cioè Sherlock Holmes vuole un'altra avventura, non vuole che non finisca quel viaggio lì. Questo, secondo me, non è la fine, non è rimanere sospesi, che è una cosa che a me non piace nelle storie, ma un avere il mondo che continua a essere abitato.